Palcoscenico Cremona, dal 12 al 14 aprile. Manifestazione nazionale nella primavera del Teatro Wilt, seconda edizione. Spettacoli, laboratori, appuntamenti culturali, progetto giovani, tecnoteatro. Ad inaugurare la rassegna uno spettacolo della compagnia ospitante QM Quinto Elemento, Utopia, regia e drammaturgia di Francesca Rizzi e Danio Belloni, presso il Centro Culturale Next. L'Utopia nasce dal laboratorio, quindi il laboratorio, quello che noi chiamiamo permanente perché lo facciamo tutto l'anno, è per adulti, quindi un gruppo di persone adulte, ed è nato da un lavoro che è durato un bel anno intero, quindi un lavoro lungo. Parte dai giganti della montagna e siamo partiti con questo studio, abbiamo estratto i temi fondamentalmente. E poi, come siamo abituati a fare un po' noi che difficilmente lavoriamo a copione, quindi non ci interessava quello, abbiamo elaborato una cosa completamente diversa, dove dentro, in qualche pennellata, diciamo così, qualche richiamo all'opera si nota, per chi la conosce c'è qualche vago richiamo, i temi ci sono, ma poi c'è un po' della loro vita, cioè come sempre lavoriamo nel laboratorio il loro materiale. Da lì ne è nata una storia completamente diversa, partendo però da questo testo. Normalmente è un tipico lavoro che facciamo così. Quindi ecco, diciamo, se ne riscontrano i temi fondamentali, ed è stato importante lavorarci un po' su perché c'era tutta questa parte legata agli artisti e alla poesia che ci interessava molto, anche per dare un senso a che cosa vogliono dire queste parole oggi. Abbiamo cercato di attualizzarlo in qualche misura, riportando il senso in questo caso della poesia, del tempo e quindi della loro vita a delle situazioni che siano immediatamente comprensibili da tutti, perché fanno parte un po' della vita di tutti. Francesca Rizzi è stata anche l'animatrice e conduttrice di una nuova tappa del Tecnoteatro nel suggestivo scenario del Museo Archeologico San Lorenzo. Un'esperienza immersiva in cuffia che ha coinvolto un folto gruppo di spettatori partecipanti. Il Tecnoteatro, diciamo, ha subito e sta subendo due tipi di evoluzioni rispetto all'inizio, che, come se ti ricordi, l'avevamo un po' pensato quando c'era il Covid, che non potevamo vederci, starci vicino. È diventato da un lato un bel modulo, un bel lavoro di avvicinamento al mondo del teatro, perché in più occasioni abbiamo notato come le persone che magari si fanno un po' intimorire, no, dal provare anche un lavoro di laboratorio teatrale, invece si avvicinano più volentieri a un lavoro di questo tipo, dove proprio la voce è esclusa ma si lavora con il corpo. E con il corpo insieme agli altri si lasciano molto coinvolgere. E questo è importante intanto perché cominciano ad avvicinarsi a un linguaggio teatrale, che è quello più fisico evidentemente, e poi perché scoprono, ecco, un tipo di, se vogliamo, di energia, un tipo di coinvolgimento che tante volte è anche per loro una sorpresa. Dall'altro lato invece ha un'evoluzione sempre molto aperta, rivolta anche un po' a tutti, che è quella che avvicina un po' questo tipo di lavoro a quello della formazione, se vogliamo, anche di chi lavora o dei gruppi in lavoro, perché è un fortissimo team building. Ci è capitato molto spesso alla fine di queste sedute di essere avvicinati da persone che lo fanno e che ci chiedono proprio di usare questo strumento per mettere assieme le persone. Il giovane baroncino di Piovasco vive civilmente, rispettando il decoro del prossimo e suo. Ancora spettacolo al Teatro Monteverdi con la compagnia ospite Ghost di Bollate, che ha presentato una originale rilettura di Italo Calvino, L'ultima cena del barone rampante, regia di Lara Panighetti. Leggendo il testo io ho sentito un legame tra quella che è la storia del barone rampante, che può essere vista sicuramente come una ribellione dalla famiglia, però l'ho legato a un altro tema che è quello molto attuale, dei disturbi alimentari, perché il fatto che un adolescente, quando ha un disturbo, si pone un po' a distanza, quasi a guardare dall'alto gli adulti, perché non riesce più a entrare in relazione, e quindi questa distanza del barone mi ha richiamato quel tipo di disturbo, che per di più, infatti, la storia del barone rampante
inizia a tavola. Lui dice basta, non mi siedo più a tavola con voi. Uno dei momenti nodali di Palcoscenico Cremona è stato poi il progetto Giovani con un proprio laboratorio ed una restituzione spettacolo finale. Cosa facciamo quando siamo qui? Innanzitutto siamo insieme, condividiamo emozioni, condividiamo momenti, condividiamo spazi interiori ed esteriori, ma soprattutto facciamo teatro. Facciamo teatro non tanto per un discorso di performance, infatti noi domani poi faremo una restituzione di ciò che faremo in questi due giorni, ma per condividere un percorso emotivo teatrale. E quindi abbiamo conosciuto questi ragazzi, alcuni di loro erano davvero giovanissimi, oggi hanno 4 anni in più, ma voi capite che da 16 a 20 c'è una crescita, un'evoluzione incredibile, ma soprattutto abbiamo gettato le basi per una struttura giovani WILT. Questi ragazzi, che dico sempre, non rappresentano il futuro, basta parlare dei ragazzi al futuro, rappresentano un meraviglioso presente, dobbiamo tener conto di loro oggi, qui e ora, potranno rappresentare nella WILT uno spaccato, una visione della società che appartiene al loro mondo, che ovviamente non è più il nostro, anche se poi le contaminazioni intergenerazionali sono fantastiche e noi faremo sempre in modo di favorirle, appunto. Elemento di ulteriore novità quest'anno, l'approfondimento culturale organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Cremona, reti culturali e associazionistiche, la via della collaborazione. Una tavola rotonda alla quale hanno preso parte il sindaco della città Gianluca Galimberti, l'assessore alla cultura Luca Burgazzi, il presidente di Confcommercio Cultura Roberto Codazzi, Piero Cattaneo di Banca Etica, Paolo Scagni, presidente WILT, Moreno Cerquetelli, WILT Web TV. In collegamento streaming, Ramon Costa, presidente del CIFTA, Comitato Internazionale delle Federazioni Amatoriali Neolatine. Confcommercio, cultura e teatro, quali legami? Potrebbero sembrare apparentemente dei mondi lontani, per certi versi anche contrastanti tra loro. In realtà il commercio è una grande espressione di cultura, è un modo per fare socialità, è un modo per fare comunità, soprattutto pensate al discorso dei negozi di vicinato, alle botteghe storiche, ai negozi storici, quanta importanza hanno nella formazione culturale delle nostre comunità. E altrettanto facciamo noi con Impresa Cultura, che è un'organizzazione nuova, una branca nuova, la nostra di Cremona nasce poco meno di un anno fa, quale ideale piattaforma per mettere in rete tutte le imprese nella nostra provincia che operano nell'ambito della cultura. Ecco, oggi in questa tavola rotonda si è parlato di rete con l'UILT, col teatro amatoriale. Come potrebbe avvenire questa costruzione di una rete? Le associazioni sono di per sé un modo per mettere in rete i territori e soprattutto non hanno barriere, non hanno campanili. Confcommercio Cremona promuove il commercio dal profondo nord all'estremo sud del territorio, per cui Cremona, Casalmaggiore, che sono i tre capoluoghi, se vogliamo, cioè le tre realtà più importanti dal punto di vista del tessuto economico e commerciale, possono diventare i tre ponti, perché sono tre realtà anche molto identitarie, molto significative dal punto di vista culturale. Per cui idealmente un palcoscenico diffuso, a proposito, parlando di teatro, che è la manifestazione a cui abbiamo dedicato la giornata di oggi, che può essere un collante per le identità delle genti della nostra provincia. Ecco, questa collaborazione, no? L'UILT che cosa porta, diciamo, rispetto ad un'organizzazione come il Confcommercio in questo caso, ma che potrebbe essere di tanti altri enti, insomma, no? Allora, diciamo che in generale io vedo che quando appunto mettiamo in atto collaborazioni di questo genere, le abbiamo fatte tante, ne facciamo tante in varie parti d'Italia. Diciamo che la cosa che colpisce un po' tutti è la ramificazione territoriale della WILT. Quando noi diciamo che abbiamo
800 compagnie che sono strutturate in 20 regioni, 15.000 soci, parliamo di una realtà viva, cioè non stiamo parlando di un'organizzazione che ha una forte struttura centrata e poi ha le sue sezioni locali che hanno più un compito, diciamo, amministrativo, organizzativo, che va benissimo per associazioni diverse dalla nostra. Ecco, noi abbiamo questa peculiarità, cioè l'essere veramente presenti e ramificati in tutta Italia, e chiaramente questa cosa colpisce molto gli altri enti e associazioni con cui entriamo in contatto, perché vuol dire che nel momento in cui si mette in piedi una collaborazione per degli eventi, la WILT ovviamente può mettere in campo non solo la qualità artistica delle proprie compagnie, ma anche una presenza che è veramente nazionale in tutto il territorio nazionale. La rassegna cremonese ha poi offerto il suo palcoscenico alla presentazione di un'altra manifestazione nazionale WILT, Voci dal territorio, svoltasi successivamente a Roma, con una trasmissione in diretta della WILT Web TV.